Mi chiamo Oleksiy Kovalchuk, sono ucraino, ho 22 anni e gioco a poker da 5 anni. E questo è quanto. Ho iniziato la mia carriera quando avevo 17 anni, quindi subito dopo le superiori ho iniziato l'università. E durante il mio primo anno di studi ho iniziato a giocare a poker. Quindi ho fatto quello che fanno tutti, andare a scuola e frequentare l'università. Ho giocato anche a scacchi alle superiori e ho fatto qualche buon risultato in Ucraina. I primi passi nel poker li ho fatti all'università con i miei amici, tra i quali c'era anche Anton Makievski, abbastanza famoso, ha fatto un November 9 a Las Vegas. E giorno dopo giorno ci siamo allenati a vicenda e dopo quello abbiamo cominciato a frequentare i circoli di poker nel nostro paese. E nell'ultimo anno abbiamo iniziato anche a partecipare ai circuiti europei ed americani. Il vincitore della leaderboard di PT vincerà una sponsorizzazione per la prossima stagione. È un bel premio, io sono in testa, quindi sono molto contento, speriamo bene. La mano che mi ricordo di più è il poker che ho fatto alle WSOP l'ultimo anno al tavolo finale a Las Vegas. È stato un momento veramente emozionante. Tutti dicono che sono un giocatore molto aggressivo, ma io non penso di esserlo. Mi adatto. Se i giocatori al mio tavolo sono tight, certo, sarò più aggressivo. Se invece i miei giocatori al tavolo sono aggressivi, sarò più chiuso. Quest'anno giocherò tutti gli EPT e poi andrò negli States in estate e spero di vincere un altro braccialetto. È uno degli obiettivi. Fans and wish good luck and all the best.